Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo Motivational Monday. Buon lunedì mattina, quindi, e buona settimana a tutti. Oggi sono presa un po' da un raptus che devo sistemare la cucina, devo fare un po' di decluttering. Abbiamo preso ultimamente un po' di elettrodomestici nuovi, avete visto che è arrivata la macchinetta del caffè. In realtà la macchinetta della Nespresso, quella che utilizziamo di solito, è in riparazione. Speriamo che me la restituiscano presto. Abbiamo avuto in prestito un estrattore, abbiamo comprato una nuova slow cooker, un po' più compatta, che così appunto riusciamo a fare le cose giuste della dose per noi tre. Fa ancora un po' strano dire noi tre, posso dirlo? In ogni caso. E quindi devo fare un po' di risistemazione, selezione di cose che non utilizziamo, perché appunto da quando è arrivata Sole sono cambiate un po' di cose. E quindi vorrei fare un po' di selezione. Vi avverto subito che Sole e Nonna sono in passeggiata, per cui dobbiamo fare una cosa veloce, 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 perché a passeggio, cioè a camminare, dove Sole cammina, non resisteranno tanto, per cui abbiamo letteralmente i minuti contati. Io avevo già dato un'occhiata a tutte le cose che avevo intenzione di tenere e non tenere, e alcune sono in fase di valutazione, non abbiamo ancora deciso con Francesco se tenerle o non tenerle. Tra l'altro alcune cose stavo pensando di metterle in vendita. Non ho ancora deciso cosa, come, dove, perché, per cui siamo proprio in fase di valutazione. Adesso vorrei proprio fare un po' di spazio e togliere tutte le cose che sono inutili. Quindi iniziamo in senso orario, quindi da qua, dallo stipetto sopra il microonde, poi facciamo 3, 2, 1, via. Queste sono tutte teglie che utilizzo non quotidianamente, ma anche utilizzo abbastanza, per cui le tengo e anzi vedo di abbassarle per rendermele un po' più comode. Queste e anche lo stampo da Plum Cake. Qui sopra poi ci sono dei vasi di mia suocera che mi ha prestato, per cui sono semplicemente da restituire, quindi anche questi vengono giù. Li utilizzo quotidiano, quindi a questa altezza che riesco a raggiungere da sola senza l'aiuto di una scala o di Francesco ci sono la mia pentola a pressione e la mia nuova slow cooker, per cui fine, hanno occupato tutto lo spazio. Al di qua della finestra c'è il mio mobile angolare. Questo mobile angolare è sempre stato difficile da sfruttare e ci sono tante cose che non utilizzo proprio perché metto qui tutte le cose che utilizzo poco. Lì sopra ho l'archivio delle tazze che utilizzo fuori stagione, perché io ho talmente tante tazze, amo collezionare le tazze, che le turno, quindi non perché siano stagionali le tazze, ma perché ho deciso io di dargli un tema per poterle turnare. Qui sotto invece ci sono più attrezzi, andiamo a dare un'occhiata anche qua. Questi sono gli attrezzi del mio mixer da cucina, chiamiamolo così, robot da cucina, e li tengo tutti qua perché appunto sono tutti contenuti qua, non perché utilizzi spesso il cestino del popcorn, però appunto sono tutti qua. Una teiera, che qui non c'entra niente, per cui dovrò trovare un posto migliore per questa. Il frullatore a immersione, questo lo uso abbastanza quotidianamente. Il passaverdure che mia mamma mi ha dato quando è arrivata Sole, con l'idea appunto che passassi le verdure al posto che utilizzare il frullatore a immersione, sinceramente non mi è comodo. Troppo l'ho utilizzato poco, visto che mia mamma è qua, colgo l'occasione per restituirglielo subito. La nonna papera, la macchina per stendere la pasta, mi piace tantissimo, però purtroppo non la utilizzo molto. Quando l'ho utilizzata fa un grosso cigolio, è difficilissima da manovrare, ho provato ad oliarla ma non è proprio quello il problema, non so che cosa sia, è molto vecchia, per cui la restituisco a chi me l'ha prestata. Il filtro per la macchina del caffè americano, quello che ho preso recentemente, in tanti mi avete detto che va messo, va lasciato all'interno, per cui vado a riposizionarlo al suo interno. E ci sono anche queste bottigliette con cannuccia, visto che qui ho delle altre bottigliette con cannuccia simili, e queste sono natalizie, le sposto di qua e così sono tutte da questa parte, non stanno sparse in giro per la cucina, sono tutte nello stesso posto.
e infine c'è il set della mia fonduta che sta bene lì, è comodo lì, e quelle rare volte che lo utilizzo sta bene lì. Lì sopra dovrebbe esserci la cantina, in realtà quando prendiamo il vino lo prendiamo e lo consumiamo, quindi lo prendiamo proprio con l'occasione di utilizzarlo, non teniamo più vino con intenzione di tenerlo. E ci sono degli sciroppi che utilizziamo d'estate e poi ci sono questi bicchieri con le cannucce. Scendendo c'è il mio robot da cucina, anzi che adesso potrei mettere più centrale, e un cassetto dove archivio tutte le pellicole, carta di alluminio, eccetera, sacchetti e vari. Passiamo di qua. Questo è un mobile che andrò a toccare davvero poco, perché sopra ci sono i piatti di quando abbiamo ospiti tra virgolette quotidiani, quindi quelli che utilizziamo il sabato e la domenica quando viene la famiglia o vengono gli ospiti. Io non ci arrivo lì assolutamente, però ci arriva Francesco ed è lui appunto a preparare la tavola, visto che io cucino di solito e quindi stanno bene lì. Più giù ci sono i piatti di utilizzo quotidiano, quindi dove io ci arrivo tranquillamente e posso preparare la tavola. Scendendo invece c'è un po' più di confusione, perché ci sono tutti i bicchieri di plastica che utilizzavamo ai primi tempi con Sole. Adesso Sole è bravissima a bere con i bicchieri di vetro, anzi ho preso questi bicchieri di vetro proprio per Sole. Tra l'altro il fatto che sono così zigrinati le danno la possibilità di riuscire a prenderli più semplicemente, e sono caduti tra l'altro un paio di volte e non si sono mai rotti. È bravissima a tenere appunto in mano queste cose, per cui voglio stimolarla nell'utilizzarle. Sono dei bicchieri che costano pochissimo all'IKEA e quindi voglio proprio darle fiducia e utilizzare i piatti veri e i bicchieri veri. Quindi adesso vado proprio a rimuovere tutte le cose di plastica che appunto lei non utilizza. C'è anche questo aggeggino con il quale faccio gli spaghetti di zucchine. Lì è scomodissimo, non ci arrivo mai a prenderlo, per cui dovrei metterlo in un posto più comodo. Visto che mi si è liberato dello spazio, vorrei tirare giù le caraffe, perché adesso sono dietro i piatti, adesso non le vedete ma sono dietro i piatti fondi, ma vorrei portarle in una zona più utilizzabile, perché appunto vorrei utilizzarle. Anzi no, allora facciamo questo ragionamento insieme. Io le caraffe le utilizzo solamente appunto per metterci del tè quando vengono gli ospiti, e col fatto che sono aperte in realtà non mi piace tantissimo perché prendono l'acqua. Tra l'altro una perde, per cui lì sopra ho delle bottiglie di vetro. Lì tra l'altro non stanno, perché sarebbero strette le bottiglie, le caraffe, per cui ci metterò le bottiglie di vetro per utilizzare quelle e le caraffe tornano dietro i piatti per quella volta rara che le utilizzo. Tra l'altro adesso che abbiamo l'estrattore facciamo molti succhi, e con l'estrattore il succo dura anche un paio di giorni, per cui se ne faccio tanto posso archiviarlo proprio in queste bottiglie di vetro, che sono tra l'altro facilmente lavabili in lavastoviglie, e tenerle quindi in frigorifero, per cui sono contenta di averle spostate qua. Affrontiamo l'argomento lì sopra. Allora, quelle sono delle tazze, per la precisione 12 tazze, che ho preso come kit starter, starter kit come si dice, quando abbiamo preso casa. Quando abbiamo preso casa l'IKEA, ma tuttora però forse non di quei piatti lì e non con questa forma qui, vendeva questi starter kit con i piatti fondi. I piatti piani non c'erano, c'erano i piatti piccoli, e al posto dei piatti fondi c'erano quelle tazze lì, tazze, scodelle. Quelle scodelle lì contengono tantissimo, fate conto almeno un litro di roba, quindi se ci mettiamo una minestra ne viene veramente tantissima, e quando mangiavamo lì dentro proprio mangiavamo tantissimo, ok? E addirittura i miei amici il primo anno di convivenza mi prendevano tantissimo in giro perché gli davano da mangiare gli spaghetti nelle scodelle del latte, e loro dicevano vabbè, quello era lo starter kit e quello avevamo all'inizio. Col tempo poi abbiamo preso i piatti, mia suocera mi ha regalato il secondo set di piatti più piccoli, perché i piatti dell'IKEA sono molto grandi e si mangia tanto di più in realtà, e quindi quelle ciotole lì in realtà le abbiamo utilizzate
poco ultimamente perché ci sta tantissima roba. Se mangi col piatto mezzo vuoto, ti sembra di mangiare, è poco soddisfacente. Abbiamo delle ciotole più piccole e sono molto più soddisfacenti. E tra l'altro stanno malissimo in lavastoviglie, cioè è scomodissimo incastrarle. Una volta che ne hai messe due, ti occupano tutta la lavastoviglie. Per cui io quelle proprio le darei via. Ciao, senza remore. Passiamo poi ai bicchieri di plastica. Quei bicchieri di plastica lì mi sono stati regalati quando ho preso un kit, non mi ricordo di cosa. E non li utilizziamo mai, li utilizziamo solamente quando vengono dei bambini a cena. E mi spiace bambini che verrete a cena, berrete come sole nei bicchieri di vetro. Peccato. E poi ci sono queste che sono delle scatole dei Tupperware che appunto mi sono stati regalati quelle volte che facevo le serate. Facevo l'ospite per le serate della Tupperware. Li utilizzo raramente, li utilizzo quelle volte che faccio un'insalata di riso o un'insalata di pasta fredda d'estate da portare in giro, ma di nuovo li utilizzo raramente. Non li utilizzo per il frigorifero perché sono tutti tondi. Mi danno proprio i nervi quando utilizzo le cose tonde perché mi rubano un sacco di spazio, non mi sfruttano bene lo spazio nel frigorifero o ovunque e quindi veramente sono scomodissimi. Per quelle 2 volte l'anno sto pensando se tenerli, quanti tenerli, eccetera. Adesso vorrei valutare che incastro riesco a fare con un altro stipetto più in là e valutare se vale la pena tenerli perché in questo momento non vale la pena tenerli. Scendendo ci sono i piatti pizza, che questi, anche se li uso poco ultimamente, li amo e quindi li tengo assolutamente. Altri piatti piccoli e questa è tutta la mia sezione tazze e tazzine che è perfetta. Quindi selezioniamo la parte sopra. Qui tra l'altro ci sono una bottiglia di plastica, un'altra è in utilizzo quotidiano e un biberon, l'altro appunto è in utilizzo quotidiano. Sono bevuto pochissimo da questo biberon come dalle altre cose di plastica. E questa, sinceramente, di nuovo la utilizzo poco, preferisco il vetro. Ne ho già 3 di vetro che mi piacciono tantissimo, che hanno il tappo, eccetera. Per il picnic potrei tenerla. Ecco, però potrebbe andare nella scatola da picnic perché non me ne faccio niente. Qui occupa solamente spazio per niente. Quindi via anche questa. Questi sono i Tupperware che vi dicevo. Allora, utilizzo molto volentieri questi che sono proprio dei piatti con relativo tappo e tappo ermetico per quando andiamo a fare picnic, di nuovo, per quando andiamo a fare picnic, per cui vorrei fare tutto uno e metterlo nel cesto da picnic, che è giù tra l'altro, e quindi via. Allora, ho fatto spazio lì sopra per archiviare le mie teiere e quindi tutte le mie teiere voglio che siano lì. Le utilizzo raramente però con una scala, quella volta che mi servono posso andare a prenderle. Questo è un kit sempre Tupperware, preso nel periodo in cui ero folle per Tupperware. Non so se me l'hanno regalato, sì, forse mi sa che me l'hanno regalato perché non credo di aver comprato una cosa del genere con tutta la follia che potessi avere. E sono dei hamburger. Li ho fatti gli hamburger ogni tanto con questo, si possono anche fare, è anche comodo farli, ma io non li faccio spesso. Non mi sono mai riusciti bene, tra l'altro, gli hamburger e non amo mangiare in generale gli hamburger. Se avessi la pazienza di fare qualcosa del genere, preferirei in generale fare le polpette perché preferisco le polpette in generale. Per cui mi sa che questo o va donato o va in vendita o va non in questa casa. Colleziono mollette da sempre perché io non utilizzo mollette e quindi avevo queste bellissime mollette con le coccinelle con l'intenzione di utilizzarle per chiudere i sacchetti, ma se sono lì sopra non le utilizzo mai. E in realtà queste tengono proprio poco, per cui mi sa che queste possono anche andare. Per finire ci sono queste scatole spaiate senza coperchi né niente, quindi vado a recuperare quelle che hanno i coperchi, quelle. Una che ha il coperchio. Fine. Passiamo di là. Quello è un problema.
Non so se si nota, ma uno dei problemi grandi di questa cucina, grandissimi problemi della vita, è quel portatorta. Quel portatorta, quella volta che mi serve, per cui non può essere buttato. Però occupa mezzo stipetto praticamente. Adesso devo vedere come riuscire a sfruttare quello spazio per farci stare anche i Tupperware, quelli dove una volta l'anno ci metto la torta, dove una volta l'anno ci metto l'insalata di riso, per cui vorrei mettere tutto lì. Ce la farò mai? Non lo so. E ci proviamo, perché comunque è spazio sprecato altrimenti. Oh, guarda, c'è il mio spazio. No, adesso mai detto. Vabbè, non c'è scampo. Pensavo che questi due fossero rimovibili. Sento un clack, però non riesco ad aprirlo, per cui non voglio romperlo. E vabbè, lo lasciamo lì e fine. Si è liberato comunque abbastanza spazio per riuscire ad incastrare comunque altre cose. Proviamoci. Ci sono dei rimasugli di dolcetti di Halloween che possono decisamente andare, mi sa che saranno scaduti per il prossimo Halloween, per cui noi non li mangiamo e vanno. E così le perline che avevo preso per sole possono trovare un'altra casa, sicuramente non nella mia cucina. Per finire, qui ci sono delle tazze che utilizzo tuttora, ma sono sbeccate e ho paura di farci male, per cui mi piacciono tanto, le ho sempre tenute proprio perché mi piacciono tanto, però essendo sbeccate è meglio buttarle proprio. Queste sono le tazze che vi dicevo che utilizziamo più regolarmente e sono di misura più umana, le tazze, le ciotole. Poi ci sono queste tazze, queste ciotole che mi piacciono tantissimo, ma letteralmente non le usiamo mai perché abbiamo tutte le altre. Quindi qui come è organizzato, dietro c'è la ciotolina, quella bella di sole, che quella volta che ho voglia di fare qualcosa di speciale la tiro fuori ed è a forma di panda. Ci sono poi dietro queste ciotoline che utilizzo più raramente, ma quella volta che vengono gli ospiti è bello magari servire qualche salsa o qualche arachide qui dentro. Lascio più davanti queste che sono delle pirofiline da mettere in forno, queste le ho utilizzate raramente, però visto che sono in per la precisione 3, l'altra è a lavare, e le tengo per quella volta che voglio fare un dolce in tazza o qualcosa del genere, e queste naturalmente in primissima fila. Sopra le ciotoline più piccole, queste proprio piccole piccole per la salsa di soia quella volta che mangiamo giapponese, e quelle piccole per il gelato o varie. E adesso per sistemare andiamo a ritroso. Questo è a posto, quindi vado a posizionare l'ultima teiera che era rimasta fuori lì sopra. Qui in realtà per il momento non ho trovato da metterci nulla se non la mia pentola delle Mille Henri, che occuperà abbastanza spazio, per cui prevedo di mettere quella qui. Il resto avevamo detto che questo stipetto va benissimo e anche questo. Anche questi stipetti sono abbastanza a posto. In quello è rimasto un po' di spazio, ma non abbiamo paura dello spazio vuoto perché non succede niente, anche se c'è dello spazio vuoto non perché debba essere riempito, ma anzi ci fa respirare un po' meglio. E continuiamo, anzi scendiamo. Questo stipetto è cambiato appunto da quando abbiamo comprato le pentole nuove in acciaio inox. Dietro ho archiviato le pentole in rame, le voglio tenere comunque abbastanza comode perché quella volta che mi servono mi piace averle comode. Queste sono le pentole per la pasta che uso quotidianamente e a fianco c'è lo spazio per gli scolapasta. Mentre tutte queste pentole sono le pentole antiaderenti che non utilizziamo. Quindi adesso farò una bella selezione. La mia padella in ghisa, questa assolutamente va tenuta. Queste sono le due padelle antiaderenti che appunto non terremo. Mentre andrò a tenere questa come unica padella antiaderente perché non ha un minimo graffio ed è molto grande, per cui anche se appunto non amo questo tipo di padella, mi è comoda quella volta che vado a fare i pancakes o preparazioni del genere, per cui questa si tiene. Avevo già selezionato tempo fa queste tortiere in silicone, le avevo tenute solo perché mi piacciono.
il mi piacciono non è una motivazione sufficiente perché il silicone non fa cucinare bene le torte, restano tutte umidice all'interno e tra l'altro puzzano, non so perché, tanti mi dite che voi non avete problemi col silicone, ma io di nuovo odio la plastica e queste in particolare puzzano, per cui no. Questa è una pirofila, tra l'altro qua non si vede ma ha una crepa e la utilizziamo pochissimo perché proprio è molto bassa, non ci sta molto e ne ho tante altre per cui questa può andare. Queste viceversa sono più alte e molto più comode, ne ho due, una più grande dell'altra, ma comunque in dimensioni comode proprio per la vita a 2/3. Questa invece è piccolissima, è una pirofilina da servizio. Dietro, dove appunto c'erano le precedenti tortiere in silicone, metto queste. Una tortiera in alluminio storica della nonna, penso, di Francesco. Io ho sempre cercato di rubare quella di mia nonna, ma mia nonna mica si fa fregare così semplicemente, per cui mia suocera cara mi ha dato la sua. E quindi questa. E una tortiera a cerniera, non la utilizzo tantissimo, ma quella volta che bisogna fare una cheesecake, bisogna avere la tortiera a cerniera. Chiedevo, se mettessi le pentole di rame di sopra che c'è spazio, che tipo di spazio mi si formerebbe qua? Ci potrebbero stare le teglie? Adesso provo, poi vi faccio vedere che cosa viene fuori. Altro mobile angolare, altro mobile molto difficile da gestire. Ho messo lì in fondo la mia crock pot separata, quindi la base e la pentola in coccio, perché solo in questo modo ci sarebbero state e non ho intenzione di buttarla via o di venderla proprio perché la utilizzo comunque. Qui poi c'è la mia pentola a pressione, l'altra metà della pentola a pressione, quindi quella basta di utilizzo quotidiano ed è davvero comoda perché io sono qui che cucino, prendo, apro e la prendo molto comodamente. Più sotto ci sono tutti i coperchi, taglieri, piatti particolari e varie, tutti impilati appunto con scolapiatti, penso sia dell'IKEA e mi sono comodissimi così. C'è davanti la bilancia di utilizzo quotidiano e qua mettiamo anche i bavaglini di sole, per cui quello è comodo così. Che altro c'è? La nostra biscottiera che contiene in realtà formine per biscotti. A fianco ci sono le punte da sac à poche. Poi il mio rice cooker. Questo rice cooker l'ho preso tanto tempo fa, tanti anni fa, e proprio sull'onda dell'amore per la Cina e dell'avvicinarmi alla Cina. Non l'abbiamo mai utilizzato tantissimo, l'ho portato in campeggio e mi è stato comodo in campeggio, sinceramente, proprio per fare cucine così al volo. Ma adesso la Cina ce l'ho, adesso la Cina in realtà ce l'ho in casa, per cui non ho bisogno di sentirmi vicino alla Cina con un rice cooker che non utilizzo, per cui questo va archiviato. Allora, qui sotto vedo adesso, ma non li ho messi io, come hanno fatto ad arrivarci non lo so, maniglie della cucina, nel caso mai volessi aggiungere maniglie a questa cucina che ha già tutte le sue maniglie. Cosa, diciamocelo, per me assurda, anche dei pomelli nuovi, mai utilizzati. Cestini e vassoi, che questi amo in realtà. Altri cestini e vassoi e portapane, questi non li utilizzo, tra l'altro questo è macchiato. Anzi no, questi in particolare potrebbero essere dei portapatate, che non so mai dove metterli. Voi dove mettete le patate? Come le archiviate, le cipolle, quelle cose lì? Dove le mettete? Perché in dispensa puzzano, in un frigorifero non dovrebbero essere messi, e comunque vi puzza nel frigo. Potrebbero stare qui? Che ne dite? Se è così carino. Secondo voi è questo lo scopo di questi sacchetti? Poi ci sono dei ripiani del frigorifero, che disposto come è disposto adesso non ne ha bisogno. Queste. Potrei metterle lì sotto. Oh, stanno alla perfezione. Così sono anche comode da prendere. Mentre i vassoi potrei metterle in piedi come tutti gli altri, giustamente. Magari in fondo, che così
non li utilizzo spesso questi. Concludendo questa parte, questa è un po' incasinata con l'uso, però è davvero comodissima. Sono delle alzatine di IKEA, una messa sopra l'altra, in modo da sfruttare bene l'angolo. Per chi non sapesse la storia della mia cucina, questo era un angolare con tanto di girevole e si è rovinato, si è rotto, mi ha spaccato tutto il mobile, l'IKEA mi ha restituito tutti i soldi e ho deciso di prendere dei ripiani così in modo da appunto riuscire a sfruttare l'angolare in questo modo e qui sfruttarlo in altezza. Qui ci sono delle ciotole, che anche questo utilizzo spesso, e trovo che questo sia il posto perfetto. Questa è una scatola con i miei attrezzi da pasticceria, la utilizzo raramente, però tipo i ganci per il KitchenAid sono qui. E ho selezionato già un paio di cose, tipo il setaccio. Questo setaccio non ha mai funzionato bene, per cui so che dovreste tacciare le cose, ma col fatto che questo non funziona bene non ho mai setacciato niente e sono sempre sopravvissuta, cioè non ho mai avuto problemi, per cui facciamo meno di setacciare e facciamo spazio nella mia scatola degli attrezzi. Cosa c'è ancora? Queste sono delle formine a forma di fiore per fare i pancakes, non lo faccio spesso, non li faccio neanche spesso, però è divertente da tenere. Ci sono delle spatole per fare le decorazioni sulle torte e infine il mio imbuto per i vasi da marmellata. Qui sotto poi c'è un vassoio che era nel mio freezer, e nel mio freezer mi occupa solamente spazio, per cui l'ho utilizzato proprio per sfruttare quell'angolino lì. Questi sacchetti ingombrano, per cui li togliamo, fanno solo disordine. C'è la mia grattugia, chiamiamola grattugia, per fare gli spezzel. L'attrezzo per fare il purè. A fianco c'è il mio mattarello e questa che è la mia carta forno. Qui c'è il tagliere grande che utilizzo appunto quando taglio il pane e così via. E poi sempre in piedi c'è il tagliere di plastica che utilizzo quando taglio la carne. Sistemato anche qua. Ho fatto un bel po' di spazio. Qui ho semplicemente tolto le pentole in rame. E quindi le pentole in rame sono di sopra, ve le faccio vedere appena abbiamo finito qui. Quindi qua ci saranno le mie pentole in acciaio, quindi le padelle e le casseruole, si chiamano casseruole queste, ne ho due e due. Sotto la pentola della pasta, le due pentole della pasta, una dentro l'altra, e gli scolapasta, anche questi, uno dentro l'altro. Tra l'altro mi piace tenere i manici da questa parte perché è facile tirarli fuori e metterli dentro. Sotto le tortiere, queste sono quelle che utilizzo di più, le pirofile, e dietro appunto le tortiere in metallo. Qui sopra quindi c'è la mia pentola a pressione, la crockpot e le pentole in rame. Quella volta che mi servono, naturalmente c'è a casa Francesco, perché è la volta che ci sono ospiti e riesce a prenderli lui, o non fa problema comunque prendere una scaletta come sono adesso e andare a raggiungerle. E anche questa volta non sono riuscita a dar via le mie scatole Tupperware, quelle lì grandi, perché dopo tutto quella volta l'anno, quel paio di volte l'anno che mi servono, sono comode e dopo tutto sono riuscita a trovare uno spazio in cucina, per cui va bene così. Ecco, devo dire che l'ammasso di cose selezionate è veramente tanto, non tanto perché appunto ci siano tante cose da buttare via, perché penso che non butterò via principalmente niente di tutto questo, sono tante cose da restituire che mi sono state prestate, tante cose che vale la pena provare a mettere in vendita se non ad un mercatino dell'usato, per cui davvero sbalordita che mi abbia riempito comunque il tavolo della cucina e di essere riuscita in ogni caso a far spazio a tutte le cose che utilizzo quotidianamente ed essere riuscita a rendere più comoda e più fruibile la mia cucina. Quanto ci ho messo? Ci avrò messo un paio d'ore di tempo, di nuovo grazie alla nonna che è stata con Sole, che le ha fatto compagnia, che le ha fatto fare una bella passeggiata e che l'ha comunque portata fuori in questa bella giornata di sole,
Io ne ho invece approfittato appunto per sistemare, per fare un lavoro che altrimenti non sarei riuscita a fare. Adesso sottolineo che è il giorno di San Valentino, per questo vedete il cuore e le rose rosse. E Francesco tornerà a casa con il delirio, perché dopo tutto dovrò trovare uno spazio per tutte queste cose che devo restituire, vendere, smistare, donare, e non sarà fatto oggi. Spero di riuscire a farlo entro il weekend, perché sennò... Ok, detto questo, in ogni caso, gran lavoro di grande soddisfazione. Spero di avervi fatto almeno un po' di compagnia, se non motivato a fare qualcosa, se vi ho motivato a fare qualche lavoro nella vostra casa, o se vi ho dato qualche spunto di riflessione per modificare la vostra di casa, di cucina, di utilizzo delle vostre cose, commentatemelo qui sotto. Io per oggi vi lascio un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!